Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi vi farò vedere le letture del mese, sempre con il mio solito ritardo, però prima o poi, insomma, arrivo anche io. Allora, questo mese è stato un mese strano, perché a conti fatti ho letto solo 4 libri. Dice meglio pochi, ma buoni. In realtà alcuni mi hanno lasciato un po' con dell'amaro in bocca, quindi è stato un mese un po' così con le letture. Io non so realmente cosa è successo. Forse ho trovato una citazione di Francis Bacon, credo si dica Bacon, che può riassumere quali sono state le mie letture questo mese, ossia alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni rari masticati e digeriti. Questo credo che sia quello che sia successo in questo mese, perché il primo libro che ho letto sono stati I misteri di Wildwood Pines di Blake Crouch. Non vedevo l'ora di farvelo vedere, l'avete visto nel book haul. E quello che avevo letto prima di tutti, e mi sono scusata perché prima di farvelo vedere l'avevo letto, ma non potevo aspettare e avevo ragione. È uno di quei rari casi in cui un libro me lo divoro assolutamente. Questo l'ho trangugiato per citare la citazione. Citare la citazione, per riallacciarvi alla citazione di prima, nel senso che fate conto, l'ho iniziato, vi posso dire, alle 9 e all'una di notte l'ho finito, cioè è andata a dormire Sofia e ho attaccato questo libro e non sono riuscita a staccarlo, lo devo assolutamente finire, l'ho dovuto finire prima di andare a dormire, facendo le ore piccole, quindi ci avrò messo 4 ore a finirlo e sono 345 pagine, è difficile che riesco a leggere tutto un libro di seguito. Poche volte mi è successa una cosa del genere. Perché? Perché è un thriller veramente scritto bene. Ora, questo è l'adattamento, cioè da questo libro hanno preso l'adattamento per la serie televisiva I misteri di Wayward Pines, anzi mi sa che si chiama solo Wayward Pines, con Matt Dillon. Io la serie televisiva non l'ho vista, la sta vedendo mio fratello e ci stiamo raccontando i particolari e ho capito che la serie televisiva è completamente diversa dal libro e alcune scelte di come l'hanno, diciamo, messo non mi sono piaciute. La storia di Ethan Burke che dopo un incidente stradale si risveglia in un bosco. Questo bosco lo porta in una cittadina, Wayward Pines. Lui si sente male e viene ricoverato in ospedale. Questo ospedale è strano che capisce che c'è qualcosa che non va. Questa cittadina ha tutte le persone di questa cittadina sono tutte sorridenti, serene, tutta una cittadina vecchio stampo, ma si capisce subito che qualcosa sotto sotto non esiste, non c'è, no che non esiste, non c'è, alla base di c'è un buco alla base di questa cosa, perché sono tutti sorridenti e felici? E voi ve lo chiederete per tutto il romanzo e sarà un crescendo questo romanzo fino all'epilogo finale che però mi ha delusa un pochino, però questo è relativo, cioè voi leggerete tutto questo romanzo, saranno le 45 pagine finali che ci avrò messo più di tutto il romanzo a leggerlo perché una volta spiegato ho perso interesse e mi dispiace, questa cosa mi ha deluso tantissimo perché è stata una caccia all'uomo, è un continuo colpo di scena e tu cerchi di capire quello che capisci non è quello che realmente è, insomma è un bellissimo thriller ma purtroppo il finale mi ha delusa e ci sono rimasta male quando l'ho letto il finale. Ci sono rimasta così. Madonna, sembra che c'ha la maschera, c'ho gli occhi gialli. Wow, c'ha il pistolero e gli occhi gialli. Sembra un supereroe sono oggi. E niente, e ci sono rimasta malissimo per il finale, purtroppo. Però mi sento in dovere di consigliarlo perché è un ottimo thriller. Se vi piace il genere thriller e vi capita, non esitate a prenderlo e leggetelo. Poi, insomma, se qualcuno di voi l'ha letto, ne parleremo. Insomma, mi piacerebbe, insomma, parlare con qualcuno perché io sto convincendo tutti a leggerlo e a casa mia non mi dà fiducia nessuno e non lo vuole leggere nessuno. Però vi posso assicurare che è un bellissimo thriller, vi terrà col fiato sospeso, girerete continuamente le pagine per sapere che cosa succede, ci sono anche un paio di cose abbastanza crude, quindi se non vi piacciono tanto le storie crude magari non fa per voi. Però è ben scritto e è da leggere. È una trilogia perché sono andata a controllare su Wikipedia e troverete anche le differenze tra serie televisiva e libro. È una trilogia che io non vedo l'ora che esca il secondo per sapere come va a finire. L'autore si è ispirato, ha detto, a Twin Peaks e a Lost. Quindi chi ha amato queste due serie televisive, io non l'ho mai viste, quindi non ho metodi di comparazione. Comunque chi ha amato queste due serie televisive non può esimersi da leggere questo, credo. Poi, insomma, mi saprete dire. Comunque, mi sento di consigliarvelo. Leggetelo, leggetelo, leggetelo perché è fichissimo. Poi, per
quella, dico, vabbè, questo l'ho letto in un giorno, vai, fighissimo, questo mese leggo tanto e me li smaltisco un po'. No, perché poi ho attaccato il discepolo di Elisabeth Kostova. Sapete che sono stata via una settimana, mi sono portata questo. Questo era il libro ideale, era uscito come libro ideale nel tag che avevo fatto. Ero curiosissima di leggerlo perché è un romanzo storico su Vlad III e Dracula, quindi, e quindi mi intrigava parecchio. Allora, sono ancora confusa perché non ho capito bene se mi è piaciuto o no. Dice, come fai a non avere un'idea? Perché ho faticato, ci ho messo 3 settimane a leggerlo, sono 600 e passa pagine, quasi 700, no, 670 pagine, 668 pagine, ecco. Che però mi sono sembrate mille. Vuoi che la scrittura piccola, vuoi il formato, perché comunque la scrittura piccola magari ci metti tanto a leggerlo. Non lo so, fatto sta che dopo 3 settimane stava ancora qui e lo voleva abbandonare. Peccato perché questo romanzo è particolare perché ci sono vari tipi di vari generi letterari insieme. Vuoi il romanzo storico? Eccoti il romanzo storico. Vuoi il thriller? Eccoti il thriller. Vuoi un libro dove il protagonista viaggia? I protagonisti viaggiano? Eccoti il romanzo che fa per te. Vuoi un giallo? Eccoti il giallo. Quindi la storia d'amore? Eccoti la storia d'amore. Quindi ci sono vari. Vuoi il romanzo epistolare? Eccoti il romanzo epistolare. Quindi vari generi all'interno di questo romanzo che però a me non ha soddisfatto fino in fondo. Allora, forse è stato il tipo di scrittura, perché è molto descrittivo che però annoia, secondo me ha appesantito il tutto. Cioè, lei, questa scrittrice, ha il modo di scrivere, cioè i luoghi che ti dice come se ti trovassi lì, quindi descrive benissimo, soltanto che secondo me ha appiattito il tutto, ha reso più pesante il tutto. Questa è la storia di una ragazza il cui padre nasconde un segreto. Ritrova un libro strano con un drago al centro. Da questo libro scoprirà che ha a che fare con Dracula il vampiro. Ma la cosa che ti domandi all'interno di questo libro, al di là di lei che vabbè girerà, no, lei va solo in un paio di posti, comunque il padre girerà praticamente tutto il mondo per venire a capo di questo enigma, la cosa che ti domandi è che cosa c'entra il Dracula di Bram Stoker con Vlad III? Quanto c'è di vero in Dracula di Bram Stoker? È bello perché se vi è piaciuto Dracula di Bram Stoker non potete evitare di leggerlo, questo è vero. L'apprezzerete di più avendo letto Dracula di Bram Stoker. Però è bello perché c'è anche la biografia di Vlad III, l'imperatore. Quindi voi non saprete dov'è la finzione e dov'è il fatto storico realmente accaduto. È ben miscelato e ben mischiato. Purtroppo il finale è frettoloso. Come lo può essere il romanzo di Stoker. Non mi è piaciuto per niente il finale perché un epilogo così moscio dopo 700 pagine non me l'aspettavo per niente, mi aspettavo Erbotto invece un po', cioè si tiene su un po' su moscetta, se arrivi fino alla fine con tutte queste premesse e poi il finale è moscetto, quindi ecco perché mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Però se vi è piaciuto Dracula di Bram Stoker e cercate una cosa in quel modo, questo può fare per voi. Poi al di là che a me non mi sono piaciute tanto le descrizioni perché hanno appeso il titolo e tutto il finale, però quello è una cosa soggettiva, quindi mi sento comunque di cioè non è che so cose brutte da di no, per carità, statevene lontano, no, comunque se vi piace il genere leggetelo perché può fare a caso vostro. Oltre a questo ne ho iniziato un altro perché l'ho visto che era un po' pesantino, dico vabbè iniziamone un altro e mi sentivo pronta da mo' che mi chiamava per pomodori verdi fritti al caffè di Whistlestop di Fanny Flagg. Allora, questo è un altro libro di quelli che vanno digeriti. Cioè, io ho finito questo, non sono riuscita più a leggere, cioè quello che ho letto dopo, secondo me ho sbagliato, non dovevo leggere nient'altro, mi devo prendere qualche giorno per assaporarlo meglio. Wow, questo libro è meraviglioso, ha toccato delle corde in me che non credevo possibili. E poi dire che la trama non è niente di che, ma tocca degli argomenti con una delicatezza che i libri di oggi se lo sognano una delicatezza del genere. Il fatto di parlare dell'omosessualità, del fatto di essere intolleranti verso altre razze, viene descritto con una delicatezza che tu ti sorprendi, lo fa sembrare tutto ciò, la descrive con delicatezza, ecco, questa è la cosa giusta per questo romanzo, delicato.
raramente ho trovato un romanzo così delicato. Ci ho messo tanto, 3 settimane anche per questo, voglio dire, poi sarà piccolo, scritto decente, però ho dovuto, cioè lo leggevo a piccole dosi, poi mi dovevo fermare, magari stare un giorno senza toccarlo perché mi riempiva l'anima. Oddio, io non so se è il termine giusto per descrivere questo libro, perché è difficile da descriverlo. Però è uno di quei libri che dovete leggere assolutamente, che non potete evitare non potete evitare di non leggere, perché fa parte, secondo me, deve far parte di ogni biblioteca. È meraviglioso, un canto delicato. Vogliamo parlare della figura di Ruth Hidge, cioè io l'ho amate tutte le figure, cioè Smokey, il barbone, e Artis, una cosa del genere, Atis, e Hidge fino alla fine. È meravigliosa, cioè ho pianto tantissimo la prima parte. È bella, la seconda parte la leggi col magone, ragazzi. Tutti i colpi di scena che non ti aspetti, tutte stoccate che ti arrivano dentro l'anima. Stavo lì col magone, anche su Instagram ho pubblicato alcune frasi. Io non sono solita pubblicare frasi di libri, ma mi hanno colpito con la delicatezza con cui sono scritte. Cioè, le leggi, rimani lì col magone per quello che è successo. Bello, 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 bello. Questo è uno di quelli che consiglio assolutamente di leggere. E mi è piaciuto dall'inizio alla fine, non c'è stata una cosa che non mi è piaciuta di questo libro. Dopo questo libro, ne ho letto un altro. Ci stavo un attimo in riflessione perché non mi ricordavo. E ho letto Con te fino alla fine del mondo di Nicolas Barron. Autore francese, sapete, mi piace Marc Lévy, sto cercando un autore francese per, diciamo, sostituirlo, se vogliamo. Allora, questo libro non mi ha convinto fino in fondo. Bello, scritto leggero, carino, ma non mi ha convinto fino in fondo la figura del protagonista. Lui è un ragazzo che da piccolo scrive una lettera a una compagna di scuola, questa lo deride e lui ci rimane malissimo. Cambia scenario, si ritrova lui grande a una galleria a Parigi dove espone opere d'arte di autori sconosciuti per farli conoscere. Un giorno riceve una lettera dove lo chiama Le Duc, quindi il duca, e lei si firma la principessa e lo invoglia a scrivere altre lettere, fino a che non, questi, lui si innamora di questa ragazza, cioè va proprio fuori di testa per questa ragazza, lui che è un Don Giovanni, un Casanova, lui va fuori di testa per questa ragazza, non gli interessa più di nessun'altra donna e alla fine si vorranno incontrare. Io mi aspettavo più una specie tipo di caccia al tesoro per Parigi, non so perché c'avevo quest'idea, una caccia al tesoro con le lettere per Parigi. Pure le lettere pensavo che si sarebbero scritte con carta e penna, in realtà no, è una cosa di posta elettronica, un botta e risposta di posta elettronica. E questa cosa, devo essere sincera, non mi è piaciuto molto. La donna fino alla fine, almeno io non ho capito chi era, e quando l'ho letto ci sono rimasta male, perché è vero che è Mademoiselle, ma io nel romanzo l'avevo intesa come una vecchia. Forse ho sbagliato a leggerlo, non lo so, forse non l'ho letta con la dovuta testa perché ero ancora presa da pomodori verdi fritti. Tra l'altro ho fatto la ricetta, ragazzi, ma è buonissima! Pomodori verdi fritti sono buonissimi e credo che presto ve la registrerò celiaca e ve la farò vedere la mia versione. E niente, questo romanzo non lo so, non mi ha convinto fino in fondo. Alcuni di voi mi avevano detto che era molto bello. Sì, è bello come inframmezzare tra un romanzo e un altro, però non è quel romanzo che ti sconvolge la vita e ti dice sì, sicuramente vorrò leggere qualcos'altro di lui. Questo però non mi ha convinto fino in fondo. Sono curiosa perché adesso so che è uscito un altro, sempre con dei tipo dei biglietti d'auguri, sempre queste cose qua che ci si scambia parole, ma non mi ha convinto fino in fondo. Allora, ve l'ho detto, letture un po' così, alcune ecco come pomodori verdi fritti non sono stata in grado per niente di sapervelo spiegare perché no, sono quei libri che non riesci pienamente a esprimerti fino in fondo. E quindi niente, queste sono le mie letture, fatemi sapere se voi avete letto qualcuno di questi libri, che cosa ne pensate, che cosa vi è piaciuto, se ne comprerete, cioè, insomma, se vi ho intrigato con la lettura di alcuni di questi, fatemi sapere, insomma, tutto quello che vi passa per la testa, anche cose che non c'entrano niente, io sono contenta. Io vi ringrazio come sempre, un bacio e alla prossima.